Eccoci qua, ciao carissimi, grazie per Ciao. essere qui con me per raccontare un po' la vostra storia. Ovviamente farò un'intervista più orientata verso Nicoletta, perché magari è una persona più grande ed è lei che comunque ha fatto la scelta iniziale di avvicinarsi a questo mondo, avvicinarsi a me, avvicinarsi allo Shumway. Però sono contento che ci sia anche suo figlio, intanto perché è il mio allievo più giovane che porto nel cuore, perché è una persona interessante e mi piace sempre sentire anche il suo parere, sentire un po' come racconta e risponde anche alle domande che farò la mamma, perché sono molto contento, grazie che ci sia anche tu qua. Allora, volete presentarvi un attimino per poter dire alle persone un po' chi siete, cosa fate, un po' così. Allora, ciao Pre, incomincio io, Grazie. prendo io la parola. Allora, mi chiamo Nicoletta e sono una mamma di Ryan, che è qui accanto a me, e di Eric, che è mio figlio un pochino più grande, ha 2 anni in più di Ryan, 14 e 12 anni. Nella vita ho sempre lavorato nel settore della ristorazione e poi, da quando ho incontrato Prem, ho deciso anche di diventare un'operatrice olistica e di portare i suoi insegnamenti nella mia vita. Il più possibile, poi è sempre un percorso che comunque devo approfondire perché ci vorrà un po' di tempo per riuscire ad imparare tante cose. Bene. Ryan, tocca a te. Sì. Io sono Ryan e sono figlio di Nicoletta. Ho 12 anni, faccio la seconda media Lavoro fai? Che lavoro vorresti fare? Lo Lo sciamano. Adesso la gente capirà perché ho voluto ci fosse in questa intervista. Molto bene. Allora, vi ricordate un po' quando ci siamo conosciuti, dove, come mai questo è accaduto? Ci siamo conosciuti perché abbiamo partecipato alla settimana di ritiro di consapevolezza a Paganico 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa. E perché ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti perché io sono sempre stata una persona in cerca di risposte. E nel mio percorso di ricerca ho incontrato e ho intrapreso diverse strade. La Love Shumway mi ha incominciato a girare intorno e non ero proprio sicura di che cosa si potesse fare durante questa settimana. E un'amica mi aveva parlato tanto bene di voi, Fiorella, e quando ho letto la descrizione del ritiro, ho capito che poteva essere qualcosa di interessante per me. Perché sinceramente era la prima volta in cui riuscivo ad andare in vacanza con i miei figli, perché di solito durante l'estate lavoro sempre ed è difficile che riesca a spostarmi. E invece c'era l'occasione giusta, tutto quanto si stava incastrando alla perfezione e ho pensato che non mi sarebbe stato sufficiente fare una vacanza qualsiasi con i miei figli e passare del tempo, che ne so, al mare o in montagna senza avere un qualcosa da fare di interessante. E quindi, quando ho visto che c'era la possibilità di fare questo percorso, ho coinvolto i bambini. Ryan è stato subito entusiasta. Eric ha un po' subito la mia decisione, però si è sacrificato purché io partecipassi a questa cosa che mi piaceva e mi interessava molto. E quindi ci siamo incontrati così, ecco, grazie a questa esperienza bellissima che abbiamo fatto. Anche ricordi hai tu di quelle esperienze? Bello, mi è piaciuto, mi sono divertito. Che cosa hai appreso?
ho capito tante cose che in quel momento pensavo che pensavo proprio che fossero utili per me, infatti lo sono. E infatti molti insegnamenti che ho preso là li sto utilizzando per, diciamo, migliorare la mia vita. Non che prima fosse brutta, però adesso è meglio. Hai imparato anche a suonare il didgeridoo, mi ricordo. Sì, ho imparato a suonare il didgeridoo, che è uno strumento delle aborigine australiane, e me l'ha insegnato un altro ragazzo che è venuto al ritiro, sempre là, alla fattoria dell'autosufficienza. Bene. E allora, Nicoletta, ma ti ricordi che cos'è che ti aveva spinto però veramente a fare questo ritiro? Cioè, c'era qualche situazione nella tua vita, c'era qualche cosa che comunque ti ha portato a decidere di fare una settimana di ritiro? Sì, ero in un momento molto particolare della mia vita, perché ero in una fase di congelamento emotivo, non riuscivo più a percepire nel bene e nel male nessuna emozione, mi ero un po' anestetizzata. Era una reazione dovuta a un periodo difficile che stavo vivendo, che avevo vissuto, che è stata la separazione dal papà di Ryan. E questa sofferenza mi aveva proprio bloccata emotivamente, per cui quando io mi sono resa conto che dal punto di vista emotivo non riuscivo ad avere il mio solito sentire, mi sono detta: c'è qualcosa che non va, dovrei fare qualcosa per questa situazione. E come per magia tutto si è incastrato, perché io arrivassi in fattoria e riuscissi a fare questo percorso che ho fatto insieme a voi. E soprattutto è stato molto bello perché l'ho potuto fare insieme ai miei figli, e quindi è stata un'esperienza doppiamente positiva. Solitamente non ci si aspetta mai che una persona che decide di fare un percorso spirituale lo faccia con dei bambini, no? E quindi quando ho chiesto se era possibile che io partecipassi con i miei figli, e da voi ho ricevuto questo sì, proprio molto sereno, io ho detto: perfetto, cioè non c'è nulla che mi ferma. Lavorando sempre, l'idea di fare una settimana lontana da loro, quando sto sempre lontana da loro, perché con gli orari di lavoro solitamente la sera non sono mai a casa, e mi sarei sentita in colpa. E invece così ho proprio potuto godermi appieno quel periodo, quel momento. Poi loro mi conoscono, sanno che comunque sono un po' anticonvenzionale, e quindi da loro non mi sento giudicata, non mi sento in difficoltà, e quindi sono stati degli ottimi accompagnatori. Certo, mi ricordo molto bene. Devo dire che Rania mi ha colpito tantissimo per la sua curiosità, mi ha fatto penso un miliardo di domande in 7 giorni, nonostante ricordiamo che c'era una regola di questo ritiro. Esatto. La regola per gli adulti, di la tua. Era: non si poteva parlare per una settimana. Non si poteva parlare, per cui, a parte che comunque appunto i ragazzi erano esonerati da questa regola, proprio perché comunque sarebbe stato già troppo difficile, no, per loro partecipare. E anche se devo dire che Ryan ha partecipato a quasi tutti, veramente le nostre proposte, le camminate, i viaggi, le esperienze, le pratiche, insomma è un ritiro intensissimo, dove ci si alza alle 6, si va a letto a mezzanotte e si fanno anche dei lavori notturni, per cui devo dire che è stato interessante vederti partecipare a questa cosa. Nicoletta, allora, da lì poi è iniziato il tuo desiderio, il tuo sentire di iniziare un percorso, no, con noi. Hai fatto poi dei corsi di formazione, hai deciso di diventare comunque una conduttrice di cerchi, che tra l'altro sei accompagnata anche appunto da Ren, perché abbiamo sentito già prima che ha le idee ben chiare su quello che vuole fare da grande. Sono felice di poterti accompagnare, mi piacerebbe tantissimo in questo percorso.
Quali sono le difficoltà che hai trovato all'inizio in questo percorso? Allora, io mi sono preparata molto al, prima della settimana di consapevolezza, perché sapevo che ci sarebbero state delle regole ferree e che sarei potuta andare in crisi. Siccome non sono una persona che ama molto condividere, soprattutto i momenti di crisi con gli altri, nei momenti di crisi tendo a chiudermi nel mio guscio, quindi ero preparata e avevo cercato di togliere di mezzo le cose che mi potevano dare fastidio, come il fatto di bere il caffè. Ho smesso di fumare una settimana prima di venire in fattoria, perché non volevo avere crisi in fattoria. Tra l'altro ho smesso di fumare e non ho mai più ripreso, quindi grande beneficio. E quindi, no, non sono mai stata una grande fumatrice, però comunque aver smesso completamente è sempre una buona cosa. E quando sono stata in fattoria, la mia paura era quella di come farò a gestire i miei figli non potendo parlare. Quindi, devo dire che lì è stato importante l'aiuto tuo e anche degli altri tuoi collaboratori che in fattoria magari mi hanno supportata in questa cosa, nella gestione dei figli. E poi anche loro comunque sono stati bravi, hanno cominciato a capire il linguaggio dei segni, per cui io gesticolavo tanto e è capitato qualche volta di dover scrivere qualcosa per spiegargli che alcune cose magari non le potevano proprio fare, però a parte questo, la difficoltà più grande che ho incontrato là è stata quella di ascoltarmi. Ci ho messo un po' a capire alcune cose che avevo ferme dentro, e però poi comunque verso la fine della settimana è arrivato quello che doveva arrivare. E soprattutto sono riuscita a ricentrarmi, ad entrare in armonia con me stessa grazie a questo ritiro, e a capire a che punto ero e perché mi ero chiusa in questa armatura che non mi permetteva, non permetteva a nessuno di entrare, ma non permetteva più neanche a me di uscire. E quindi la difficoltà è stata riuscire a capire dove fossi e il perché mi ci trovassi, ecco. E una volta che ho capito questo e ho fatto, diciamo, un po' il punto nave della situazione, è stato più semplice. Mi sono trovata poi proprio, mi sono sentita come a casa. E questo credo che sia la cosa più bella che può succedere quando si fa un percorso spirituale. Oh, senti, allora volevo rimarcare un po' il concetto di cui ti hai parlato. Allora, nei villaggi nativi, no, normalmente i bambini sono coinvolti in tutte le esperienze, in tutte le esperienze. Ed è anche un modo, la loro presenza, che a volte è fastidiosa, me ne rendo conto, anche per vedere le persone dove si trovano rispetto a questi fastidi. Perché tante volte arrivano da noi persone che, sai, hanno fatto 20 anni, 30 anni di cammino spirituale, personale, anche tantissime esperienze, e poi basta che ci sia in un momento in cui magari ci deve essere un momento di introspezione, di silenzio, così, un bambino, un ragazzino che si intromette, dà un fastidio, perché fa qualcosa che non dovrebbe fare in quel momento, secondo loro, vanno in crisi. Ed è interessante per me osservare queste cose, perché no, dici, ma come, tutto il lavoro che hai fatto dietro, però in realtà, e poi avendogli dei figli, capisco che se i figli hanno il desiderio di partecipare e accompagnare, e comunque anche accompagnare semplicemente senza dover partecipare all'esperienza, i genitori deve essere data questa opportunità, perché sennò si escludono sempre poi le persone che hanno dei figli da queste esperienze, e non mi sembra una cosa corretta, per cui ci mancherebbe altro, questa è una cosa che faremo sempre. Ryan, voglio farti questa domanda: secondo te qual è la trasformazione più bella che hai visto in tua mamma in questi anni? Questo è difficile. Questo è difficile, sì. Dimmi. In realtà quasi tutto, perché comunque è rimasta sempre mia mamma, però non proprio. Perché adesso, per esempio, quando non va bene qualcosa, tipo sto male, per esempio,
Lei pensa subito a dei rimedi tutti strani. però è anche molto più allegra, molto più tranquilla, si arrabbia meno facilmente di prima. È anche molto più, si arrabbiava molto. Quindi anche molto più, si arrabbia. È anche molto più sciamana adesso. Sì. Va bene. Infatti volevo chiederti, grazie Nicoletta, che cos'è che ti ha spinto poi dopo a continuare il percorso con noi? Quando tu stai bene e trovi casa, a casa ci vuoi rimanere. Ci vuoi rimanere assolutamente. E, quindi io sono rimasta folgorata da Love Sham Away, da te e da tutto quello che è stata questa esperienza. Tant'è che mi ricordo ancora quando poi dopo il ritiro di una settimana sono venuta a fare il corso per operatori Reisha Lee. Mi ricordo ancora, sono arrivata nel parcheggio fuori dallo stabile dove avremmo fatto il corso e la prima persona che ho incontrato è stato Michelito con Mamita di fuori nel giardino che giocavano. E non so se Mamita te l'ha mai raccontato, ma io come li ho visti sono scoppiata a piangere, come se rivedessi qualcuno della mia famiglia dopo tantissimo tempo. Cioè proprio una cosa molto molto forte, molto, proprio un legame emotivo molto forte. E ho pensato che come me potevano esserci tante altre persone che potevano avere bisogno del mio stesso percorso e ho detto provo a vedere se sono in grado, se fa per me. Sapevo che comunque dopo il corso ci sarebbero stati degli esami in cui avrei potuto capire se ero adatta a fare questo tipo di lavoro o meno. E comunque non è che è stato uno sperimentare per capire anche fin dove potevo arrivare. Poi in realtà non ho capito bene se questo percorso che sto facendo servirà più a me o a guidare lui, perché a volte la vita ti mette davanti a delle cose particolari per motivi che vengono scoperti solo dopo tanto tempo, no? Che si incontrano le situazioni. E in ogni caso andrà sempre tutto bene, sempre tutto accolto per qualsiasi cosa vorrà diventare, ecco. Per cui per lo stesso motivo hai deciso di fare il corso per condurre i cerchi sciamanici? Il corso per condurre i cerchi sciamanici è stato uno dei grandi desideri, perché già dopo il Reisha Ni e anche attraverso il percorso che ho fatto con David di Detox, ho cominciato a fare questi viaggi sciamanici e ho capito quanto, guidati da te, e ho capito quante risposte potevano arrivare attraverso questo strumento e quanto si potesse togliere tutta la parte mentale che di solito si può mettere in tante cose. E quindi ho detto no, assolutamente, voglio apprendere questa tecnica. Ed è stato bellissimo perché subito Ryan è saltato su e ha detto no, vengo anch'io con te, lo voglio fare con te. Quindi ho detto va bene. E non mi aspettavo che sarebbe stato così partecipe comunque durante il corso. Perché sai, anche in fattoria qualche volta scappava, andava a giocare con i cani, oppure gli piaceva stare in mezzo alla natura, chiacchierare con altre persone. E invece ho visto che durante questo percorso per diventare conduttori è stato più partecipe e molto interessato. Bene, sì, devo dire che sì, è stato bellissimo vederlo anche a un corso, vedere posso dire, un ragazzo, non mi dice, mi piace dire ragazzino, un ragazzo come lei che rimane là centrato. Mi ha fatto anche là 2 miliardi di domande ed era giusto però fare, perché comunque stava partecipando a un corso di formazione e dunque era giusto che facesse tutte queste domande. Però a volte non me le fanno gli adulti queste domande, no? Queste particolari, anche così particolari, che voleva capire ed era bello, no? Si vedeva già là che comunque ha un sentire molto forte, ha un'affinità molto forte
con questo mondo. A te, Ryan, questi percorsi, che cosa ti ha portato di bello nella vita? Ti faccio le domande difficili oggi. Non... tu puoi rispondere, so che puoi rispondere. Allora, innanzitutto tanta felicità, perché ho passato dell'altro tempo con voi della, di Love Shame Away, e mi piace proprio stare con voi, perché tipo di solito quando sto con la mamma mi permette di fare molte cose, mentre invece quando sto con voi mi fa fare quasi tutto. E poi mi sono divertito e mi ha portato tanta ricchezza interiore, tanta sapienza. E poi figlia. È vero, è vero. Senti, io mi ricordo il primo cerchio sciamanico che avete condotto. Mi ricordo la tua condivisione, hai raccontato tanto così, però mi hai detto una cosa che mi ha colpito molto. Alla fine mi hai detto, sai Prem, ero veramente felice. Sì, poi è stato bellissimo perché lui ha fatto tutta questa cosa, cioè dopo il primo cerchio sciamanico che abbiamo fatto insieme io e Ryan, lui ha preso il telefono e vi ha mandato dei vocali da solo, cioè non è che ha detto mamma dai, chiamiamo Prem, mandiamogli un vocale, diciamogli com'è andata, no, ha preso questo telefono e vi ha chiamati, vi ha contattati, vi ha subito voluto raccontare com'era stata la serata. Ti voglio ringraziare tanto per questa cosa che hai fatto, perché ha portato molta gioia anche a tutti noi, quelli che eravamo in quel momento ad ascoltare quel messaggio. Volevo utilizzare ancora un'altra cosa. Il Reishinee è un trattamento energetico sciamanico che insegniamo, che Nicoletta ha preso molto bene. E poi no, Mamita non mi aveva spiegato di questo vostro incontro, non mi ha raccontato, forse è dimenticata, così sono molto contento. Mamita appunto è mia moglie, Michelangelo è mio figlio, che ci ascolta magari sente dei nomi che non conosce. Bene, senti, oggi con questo percorso che hai fatto, qual è secondo te la consapevolezza più grande che hai preso in questo periodo? Il beneficio più grande, tu? E prima l'ho chiesto a lei, ma adesso tu, Nicoletta, quale senti che è stato per te? Si chiamava ritiro di consapevolezza e io credo di aver raggiunto una grande consapevolezza. Diciamo che non ero consapevole di tante mie potenzialità che sono riuscita ad apprendere grazie a questo percorso che ho fatto, quindi dalla fattoria e poi tutto il resto. E tu metti molto alla prova quando si fa il ritiro, e quindi quando ci metti alla prova sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista anche, insomma, ci smonti un po' tutto il nostro modo, la nostra zona di comfort viene completamente sballata, quindi si deve diventare consapevoli di ogni passo, di ogni respiro, di ogni pensiero. E grazie a questo percorso che ho fatto ho acquisito veramente tanta sicurezza ed è una cosa che per me è importante. A volte, ancora prima di incominciare qualcosa, e dicevo ma ce la farò, sarò in grado, e invece poi grazie a te ho capito che tante volte abbiamo molte più risorse rispetto a quelle che pensiamo di avere, abbiamo tante credenze limitanti e quindi il poter sperimentare se stessi e potersi rendere conto di avere tante risorse in più rispetto a quelle che si pensano di avere, credo che sia stata la più grande cosa, la più grande bellezza che io ho imparato. Perché dal momento in cui tu prendi questo tipo di consapevolezza, dici beh, allora io qualsiasi cosa decido di fare, so che posso farla. E purtroppo prima questa consapevolezza non ce l'avevo, dicevo potrò farlo, chissà. E quindi poi anche per questo ho deciso sì, voglio riuscire a diventare un'operatrice Reishinee. Anche il percorso per diventare operatrice Reishinee non è stato semplice, perché a parte i 3 giorni di corso, poi quello che viene dopo, il lavoro che si deve fare a casa,
mi ha fatto scoprire una nuova me, una persona molto determinata, molto sul pezzo, che ha deciso di portare a termine comunque questo percorso, perché molte persone che sono venute a fare il corso poi non hanno deciso di fare l'esame e di portare a termine completamente abilitarsi per diventare operatori. E sinceramente questa cosa mi ha stupito, perché pensavo, beh, come mai, come è possibile, no? Invece probabilmente se non avessi fatto il ritiro di consapevolezza prima del corso sarei stata meno determinata. Quindi è stato tutto un insieme di cose che sono state necessarie. E anche poi il percorso di cerchi sciamanici, lì mi è stato d'aiuto anche molto Ryan, perché quando si fa il corso per condurre i cerchi sciamanici, voi spiegate tutto, poi però a casa si deve continuare a lavorare, studiare, imparare, fare tanti viaggi, e lì Ryan ci siamo veramente divertiti tantissimo, perché abbiamo fatto un sacco di viaggi insieme ed è stato molto divertente, perché poi se uno fa un viaggio da solo non ha quel confronto, no? E con Ryan c'è stato ed è stato positivissimo. Un grande arricchimento. Devo dire che hai la fortuna di avere un figlio con il quale si può condividere veramente piacevolmente, e anche, posso dirlo, per esperienza, ad alto livello. Insomma, io parlo con Ryan come parlo con persone che hanno già tanti anni, una grande esperienza alle spalle, e anche oggi la dimostrazione, io ho fatto delle domande che avrebbero messo magari in difficoltà persone adulte, ma lui già è un piccolo sciamano, secondo me, veramente. Non vedo l'ora che i miei figli possano incontrarlo ovviamente con più consapevolezza, adesso sono un po' piccolini, ma sicuramente sarò molto felice che possano diventare un giorno veramente degli amici e camminare insieme qualunque cammino vogliono intraprendere. Bene, allora con questa consapevolezza di oggi voglio chiedervi a tutte e due quali sono i vostri sogni futuri, i vostri progetti, no, per la vita. I progetti sono tanti. Sicuramente uno dei progetti per il futuro è quello comunque di riuscire a continuare a lavorare con te e continuare a mettere in ordine tanti pezzettini di un puzzle, perché sicuramente una settimana è stata intensa, è stata bellissima, ma sono consapevole del fatto che ci sono ancora molte cose su cui lavorare per me, e quindi sicuramente per il futuro prevedo il fatto di poter fare un bel percorso direttamente gomito con Prea, non appena sarà possibile. E poi riuscire appunto a portare questa bellezza che tu regali a tutti, un pezzettino di questa bellezza, portarla anche nella mia vita e anche alle persone che vorranno usufruirne, ecco. Sì, beh, ma devo dire che prima di far rispondere Ryan, che mi interessa tantissimo sentire cosa da dire. Guarda, questa bellezza c'è già in te, è sempre stata presente, no? Da quando ti ho conosciuto, è interessante questa capacità che mi dà la vita di vedere la bellezza delle persone al di là delle apparenze, al di là di quello che sono le loro maschere che vogliono mettersi e di quelle che sono le loro credenze. Una dimostrazione sono veramente i tuoi figli. Adesso è un peccato che non ci sia anche l'altro, però devo dire che hai due figli molto molto particolari, si vedono che sono cresciuti comunque nonostante le difficoltà che possono aver avuto i genitori, in un bel contesto, sicuramente seguiti, si sono sentiti amati, si sentono rispettati, si sentono liberi. Vedervi anche nei nostri ritiri, come vi gestite le situazioni, è proprio tanta bellezza, per cui già comunque secondo me tu sei un risultato vivente di una grande consapevolezza, perché essere genitori anche non è facile. Pensare a se stessi e pensare ai propri figli a questo livello non è facile, per cui ti faccio i miei complimenti. Ryan, quali sono i tuoi progetti futuri? Sarei uno sciamano. ne ho tanti progetti futuri. Questo è uno dei più importanti? Sì. E un altro importante qual è?
Viaggiare per il mondo insieme a Prem e la mamma. Sì. No, solo Prem. Solo Prem. Qui abbiamo un grosso problema, Prem, perché tu lo sai che ogni volta che vi vedete lui ti chiede di venire a vivere con te, quindi oppure sì. Vuole andare io a vivere. Esatto, quindi sì. siamo in fase decisionale, perché sai, siamo in seconda media, l'anno prossimo dovrà decidere che cosa, come proseguire gli studi e quindi dovrà un po' fare un po' di valutazioni, no? E sicuramente lui con Love Shem Away ha avuto un impatto completamente diverso rispetto a quello che è stato il suo metodo di apprendimento scolastico, perché con tutto rispetto per il lavoro degli insegnanti, però la bellezza quando lui ha imparato alcune cose, ad esempio al ritiro, parlo sempre di questo ritiro perché ovviamente per me è stato un momento importante, è stato proprio il fatto che lui ha potuto imparare da ogni persona che c'era all'interno del ritiro come succede probabilmente all'interno delle tribù, cioè lui si affiancava a qualsiasi adulto che in quel momento per lui era di ispirazione e si faceva insegnare le cose. E quindi era nella massima libertà, sì, effettivamente quando siamo in quei contesti io lo lascio molto libero, perché comunque so quali persone ci sono all'interno di quell'ambiente e sono molto tranquilla e lo lascio libero di stare a fianco un po' a tutti. E quindi sicuramente questo è stato un motivo per il quale anche lui si è appassionato tanto a questo tipo di percorso. E poi dopo abbiamo vissuto tanti 7 giorni immersi nella natura, in un posto anche magico che è la fattoria dell'autosufficienza, quello sicuramente ha aiutato a prendere attraverso la bellezza e così. Devo dire, poi lui è facile però, devo dire, che ha questa simpatia, questo carisma già, no? Questo carisma che gli permette di avvicinarsi alle persone e le persone lo accolgono veramente con tranquillità. E l'ho visto veramente muoversi con questa fluidità con tutte le persone che partecipavano. Come dicevi tu, normalmente nei nostri ritiri ci sono persone di un certo tipo rispetto normalmente alla massa, senza fare giudizi, però comunque è un dato di fatto. Bene, allora vi ringrazio veramente di cuore per questa intervista, per il tempo che mi avete dedicato. Ci tenevo veramente tanto che tutte e due foste presenti, per cui vi ringrazio personalmente a tutte e due. Ryan, so che è un po' stanco, non è stato magari è molto brillante, devo dire che vi poteva stupire con gli effetti speciali, invece oggi è stato molto zen, si è trattenuto molto così, però devo dire che è un bambino brillante, veramente brillante, con un grande cuore come quello di sua mamma. Sono molto contento di avervi nella mia vita e di potervi accompagnare per quello che posso, per come posso, con tutta la mia umiltà, ma offrendo sicuramente tutta la mia conoscenza, la mia esperienza. E niente, spero veramente che questa condivisione che avete fatto così a cuore aperto possa aiutare le persone che invece ancora si trovano lì nell'indecisione o nel sapere che cosa fare, nella paura di agire, no? Nella mancanza di quella determinazione, anche se magari i segnali sono arrivati, soprattutto questa video intervista girerà molto nel nostro gruppo, Il potere di trasformare la tua vita, che già il nome dice un po' tutto. E devo dire che voi siete un esempio di persone che non solo avete trasformato la vostra vita, ma che porterete un grande contributo nella vita di tantissime persone che so che arriveranno a voi, non solo con i cerchi sciamanici e con i trattamenti, ma semplicemente per quello che siete. Grazie di cuore. Aho. Aho. Aho.